Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo al quinto e ultimo episodio di Dynasty, diciamo gameplay dedicato in questo caso alla famiglia Pancake. Allora ragazzi, sono molto emozionato perché quando inizio una serie, anche se questa è di 5 episodi, arrivare alla fine con tutto ciò che volevo fare è abbastanza, come dire, cioè ansiogeno, nel senso che volevo assolutamente fare questo Dynasty, quindi sono molto contento che siamo arrivati al quinto episodio. Allora, ci eravamo lasciati con la famiglia Pancake che finalmente aveva avuto il bambino Iggy Pancake, che ragazzi, come vi avevo detto, ho fatto diventare un toddler. Tra l'altro, questa casa non ha la possibilità di avere una seconda stanza per il piccolo Iggy, quindi si sono un po' arrabattati in questa situazione. Iggy Pancake, che ora vi farò vedere, è troppo 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 tenero, ragazzi. Ha preso il colore dei capelli e anche la lunghezza, a quanto pare, è liscio dalla mamma, da Eliza, anche il colore degli occhi. Però, ragazzi, il colore della pelle è un misto fra Eliza Pancake, che è molto chiara, e Bob Pancake, che invece è un ragazzo, diciamo, di colore. Loro, raga, ormai, diciamo, non si sopportano più. Insulta perché, diciamo che lui ha appena chiesto ad Eliza di mettersi in congedo parentale, ma lei ovviamente dice assolutamente no, mettiti tu in congedo parentale perché io devo pensare alla carriera. Quindi, come potete vedere, lei diciamo le urla, gli urla contro, chiacchiera con Bob, flirta, anche no, sia amichevole con Bob. In realtà forse loro non so se vogliono effettivamente terminare la loro relazione, non lo so ragazzi, forse sì, forse no. Io in realtà avrei anche un'idea a riguardo, però vediamo un attimo come mi girano, insomma. Allora, in tutto questo potremmo, e sarà Bob a mettersi in congedo parentale. Ecco qui, mettiti in congedo parentale. Ebbene sì, raga, perché Bob ovviamente non vuole assolutamente lasciare il suo figliolino, figlioletto, figliolino, figlioletto a casa da solo. Vuole ovviamente lui in vestaglia, senza ombra di dubbio, perché proprio non ce la fa lui a non stare con la sua vestaglia. Lei, in tutto questo, lei sa che è vicino a una promozione e quindi non vuole, cioè proprio assolutamente evitare il lavoro. Allora, Iggy Pancake si è appena svegliato, raga. Io ve lo faccio vedere subito. Faccio modifiche in cast, così ve lo faccio vedere. È troppo troppo tenero. Ovviamente ragazzi, nei commenti fatemi subito sapere cosa ne pensate di Iggy Pancake, e in più vi sfido in un'altra cosa. Io vorrei arrivare con questo episodio almeno a 40 mi piace. Quindi mettete mi piace in questo video, mettete mi piace, spolliciate, perché se arriviamo a 40 mi piace inizierò un nuovo Dynasty con un'altra famiglia. Quindi se vi piace questo gameplay, questo tipo di gameplay, spolliciate in su e magari nei commenti scrivetemi anche con quale famiglia vorreste il Dynasty. Ovviamente, raga, settimana prossima, o meglio domani, perché per voi oggi è lunedì, vedremo, ritorneremo con il gameplay normale, quindi con Amelia. Eccolo qui, ragazzi, Iggy Pancake, che in tutto questo è un bambino indipendente. Guardate la bellezza. Vabbè, i capelli sono un po' alla Nino d'Angelo. Però, ragazzi, è bellissimo. Mi piace tantissimo. Ora in pigiama vi faccio una carrellata al volo dei suoi abiti. Questo è l'abito quotidiano fatto dal computer. L'abito elegante l'ho fatto io. Diciamo, il pigiama era in diverse colorazioni, ma era questo, proprio quello del computer. Questo da festa l'ho fatto io. Costume da bagno è stato fatto dal computer e mi piace perché poi c'ha questa sintona con i capelli, un po' giallo e arancione. Anche questo ho dovuto solo cambiare le scarpe. E infine abbiamo questo, anche era del computer, che è invece l'abito freddo. Devo dire che, raga, il computer da questo punto di vista è migliorato veramente, veramente, veramente tanto. Quindi sono stra felice di questa roba, perché non dobbiamo proprio stravolgere qualsiasi roba, anzi ci consiglia anche delle robe. Allora, il bambino ovviamente vuole, guardate, stava ballando come sta facendo Bob. Adoro. Il bambino vuole mangiare, quindi diamo cibo a Iggy e gli diamo cracker al formaggio. No, gli diamo lo yogurt, dai.
per la colazione va bene. Lei andrà al lavoro a breve, raga. Adoro, adoro. Mi piace troppissimo, raga. Iggy, guardate, gli piace ballare. Amore, patatino, guardate che buono. No, vabbè, raga. Troppo, troppo, troppo bello. Troppo, veramente troppo bello questo bambino. Mi piace tantissimo. E Bob proprio mi dà l'idea di quel papà favoloso, di quel papà tutto... Cioè, no, amo, tu vai assolutamente al lavoro. Sì, raga, oggi sarà un episodio conclusivo. Ovviamente nel mio gameplay, io penso, nel mio file di salvataggio, io penso che loro saranno proprio i ferri corti. Quindi non dico che divorzieranno, ma quasi. Allora, vediamo un po' lui. Ok, potremmo Eliza, addirittura. Addirittura, cosa sta facendo Eliza? Ah no, lo sta solo mettendo giù. Dai, fai un discorsetto. Adoro. Lei subito. No, ripulisci. Controlla il bebè. Dai, ci può stare. Gradisci i videogiochi? Sì, Bob. E racconta una storia buffa. Dai, Eliza. È vero, ci sta un po' sul culo, un po' antipatica per quanto riguarda questa relazione con Bob. Però il bambino comunque, al bambino gli vuole bene. Quindi diciamo che fai delle facce buffe e poi andrà al lavoro. Ovviamente no, ma come vedete al lavoro scalza proprio il... Guardate, lei se ne va. Ciao. E lui insegna le forme a Iggy, dai. Eliza si trova al lavoro e raga, a questo punto lavoriamo sodo con lei. Perché non può? Insegna le forme a Iggy. Non si può? Andiamo? Iggy non vuole, raga, forse. Non ci credo. Allora vieni tu a impilare e lui gli verrà a dare una mano, dai. Insegna Iggy a impilare. Dai, aiutalo. Patato. Ah, non può, non può. Vabbè, va bene lo stesso. Iggy lo lasciamo impilare. Lui cosa doveva fare? In realtà questo l'ha completato. Ci sono delle amicizie? Sì, andrei a sviluppare un pochino. Socializza, chatta con... A questo punto andrei a sviluppare un po' l'amicizia con Gante, perché con i colleghi possiamo farlo tramite il lavoro. Iggy, ragazzi, io lo adoro. Allora, Iggy in realtà nella galleria, gli autori, i produttori di The Sims, i Sim Guru, chi crea le famiglie per la galleria, lui è praticamente proprio figlio di Bob, nel senso che ha la pelle scura e ha anche i capelli neri. In questo caso c'è i capelli arancioni e devo dire che mi piace molto, perché non ci sono tanti bambini con i capelli arancioni, non ci sono tanti Sim con i capelli arancioni, ma ci sono tanti Sim con la pelle scura, devo dire la verità. E quindi sono molto contento che Iggy abbia, diciamo, un mix fra i due genitori, anche perché a sto giro l'abbiamo fatto noi Iggy, quindi voglio dire, l'abbiamo proprio come dire, prodotto, l'abbiamo procreato noi. Tra l'altro, ragazzi, domani vi dico già che l'episodio del gameplay principale, che se non avete ancora visto, raga, ci sono 4 episodi della nuova stagione, io vi invito a recuperarla, e c'è anche un riassuntone all'inizio della diciamo della playlist. Domani, ragazzi, i nostri Sim, la nostra famiglia, vi voglio fare un piccolo spoiler per chi ha seguito fin qui il video, si sono trasferiti, ragazzo. Ma che ha? Mandarmi ordini. Blocco dei blocchi. No, vabbè, adoro. Controllo emotivo, controllo il bebè. Ma che cavolo c'ha di problemi ha? Cambia... No, che cambia il pannolino. Non cambiare il pannolino. Ma se lui deve fare i bisogni, piuttosto insegniamo a usare il vasino. Dicevo, la nostra famiglia Bert si è trasferita a casa di Danny e Romeo, quindi a casa dei genitori di Amelia, per 1/2 episodi, perché ragazzi, voglio seguire il vostro consiglio di modificare la casa. Quindi diciamo che i nostri Bert si sono trasferiti perché ci sono i lavori in casa, e quindi torneremo un po' a Enfield and Bagley. Sono molto molto contento. Tra l'altro, tutti gli amici del nostro Richard sono diventati adolescenti e gli ho fatto un mini makeover, lasciando molto naturale il sim che era stato creato.
Quindi ragazzi, anche il gameplay ora prenderà delle strade molto molto interessanti. Questo bambino è indipendente, ondeggia il ritmo di musica. Niente, gli piace ballare, raga. E io questa cosa la adoro. La adoro. Adoro. Io spero che lei prenda la promozione a questo punto. E la prenderà, sì. El sì che la prenderà. Adoro, mi piace. Lui vuole ballare, raga. Questo bambino. Allora, se c'è una cosa che io amo nei bambini piccolissimi, toddler, soprattutto per esempio mia nipote Giorgia, che ha 1 anno e mezzo, super giù, cioè quando balla mi fa pisciare dal ridere, raga, mi fa morire. E mi piace tantissimo. Ora, non so se lei vorrà fare danza, dato che io sono un ballerino, sarebbe molto bello, ma nello stesso tempo vorrei che facesse anche qualcosa di diverso, per insegnarci anche a noi qualcosa di diverso, ad apprezzare altre robe, tipo uno sport, non lo so, la pallavolo, il tennis, queste robe qui. Però se dovesse se avesse voglia di fare danza, io ne sarei felicissimo, perché ovviamente che è normale, no? Cioè io sono un ballerino, mia nipote, la mia per ora unica nipote fa danza. Cioè sarebbe bellissimo. Allora, tu volevi ondeggiare al ritmo di musica, quindi ondeggia al ritmo di musica. Tu intanto, no, non c'è bisogno che pulisci questo qui, ma ti possiamo mandare a fare una douche. Una douche. Niente, raga, mi sa che Liza comunque tornerà, appunto, viene promossa, tornerà con delle idee. Raga, mi sa proprio di sì. Cioè, io voglio finire questo Dynasty strong con il dramma. Questo Dynasty è stato particolarmente drammatico, con Eliza che tradisce il marito, loro che comunque fanno un figlio, Iggy che intanto balla e ci fa pisciare dal ridere. Adoro. Cosa sta chiedendo? Ascolta. Cosa vuole fare lui? Controlla il bebè. Patato. E possiamo tipo insegnare a parlare? Vediamo se lui vuole. Dai. Oh, patatino! Si erano seduti sul divano insieme. Lo aspetta, guardate lui come cammina. Questo bambino perennemente in pigiama. Vabbè, parliamone. Beh. No. Cura del bebè. Leggi per favore, genitorialità. Insegna a dire per favore grazie. Dai, sì, adoro. Aumenta l'educazione. Adoro. Raga, a breve sapremo la nostra Eliza, che ora è militante della giustizia sociale. Lui aumenta l'educazione. Adoro, lui aumenta la genitorialità, ragazzi, che per ora è a livello 3, ma andiamo subito a livello 4. Ah, disporrà di maggiori informazioni per i consigli genitoriali, raga. Adoro, adoro, bellissimo. Allora, vediamo questo bambino cosa ha bisogno. Ha bisogno di mangiare. Ovviamente Bob proprio questo bambino non lo lascia neanche, come dire, non lo lascia un attimo in pace, che è apprensivissimo. Bob Pancake. E lei è stata promossa organizzatrice comunitaria. Adoro. Interazione e pronuncia un discorso da esperti. Ebbene ragazzi, la nostra Eliza torna con veramente tante, tante idee, tra i quali divorzia, raga. Ebbene sì, finiamo col dramma. Diciamo che Eliza ha capito che la sua vita, dice a Bob che la sua vita è dedicarsi al lavoro. Lei vuole raggiungere delle vette e lui non è assolutamente l'uomo della sua vita. Sarà il padre di suo figlio, assolutamente, condivideranno il figlio. Però lei decide di divorziare da Bob. E guardate, Buzz si sta chiedendo se voglia andare a casa sua per passare del tempo insieme. E lei ovviamente, raga, accetta, perché lei aveva avvisato Buzz che avrebbe, come dire, avrebbe divorziato, avrebbe chiesto il divorzio a Bob. Quindi lui subito le chiede se appunto ha divorziato. Fatemi vedere se è andato. Guardate, hanno divorziato. E lei ovviamente, complimento sincero, ovviamente adula, le dice della promozione,
dibattiti di politica di destra, per l'appunto, perché lei me la immagino di destra. Gesù. E niente, lui ovviamente non, come dire, rivela un segreto recondito. Dice: guarda, io ho avuto un figlio, ma mi voglio dedicare alla carriera. Il figlio gli vorrò, a Iggy gli vorrò sempre bene, ma io voglio dedicarmi alla carriera perché so di valere. E lui gli dice: fai benissimo, se non vuoi rimanere a vivere con il tuo ex marito puoi venire a vivere qui. E la nostra diciamo la nostra Eliza, ragazzi, accetta di venire a convivere con Buzz Grant e i figli Tank, Buck e Rip. Rip, tac, oddio. Ma c'è anche Laila Grant in questa famiglia. Adoro. Quindi Eliza va a vivere, oddio, una famiglia allargata con Buzz Grant, mentre ovviamente Bob si ritrova congedo parentale e si ritrova single, papà single. Io, ragazzi, adoro. Cioè, adoro questa roba. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Il mio file di salvataggio che sta prendendo delle modifiche. Questa cosa mi piace tantissimo. Ovviamente Iggy rimarrà bambino. Eccolo qui, come potete vedere. Ma noi, raga, scusate, noi dobbiamo assolutamente passare la palla e andare di nuovo da Bob, che invece rimane da solo perché Eliza si è divorziata. Cioè, ha chiesto il divorzio da lui ed è andata a vivere da un'altra parte. Ovviamente il nostro Bob, dove cazzo mi... ecco, Willow Creek. Il nostro Bob non sa della relazione di Eliza, quindi rimane così perché lei torna da lavoro, che viene promossa, e gli dice: guarda, io mi voglio dedicare al lavoro, non voglio stare con te, prenditi cura del nostro bambino che io continuerò a vedere, però, e vado a vivere da un'altra parte. Quindi il nostro Bob, come vedete, è molto triste perché per il divorzio lui comunque lo vive come un fallimento e oltretutto è anche febbricitante. E niente, raga, molto bene, c'è poco dramma praticamente in questa famiglia. Ovviamente, raga, fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa situazione. Io devo dire, la adoro. Questo bambino non fa altro che ballare, molto bene. Ha bisogno di mangiare? No, da noi abbiamo bisogno di mangiare. Prendi degli avanzi. Diciamo che lui però, vedete, siamo a livello 4. Diciamo che però tranquillamente lui non ha l'ansia a livello economico, perché comunque Eliza gli ha lasciato la casa, gli ha lasciato tutto. Quindi devo dire che lui non ha l'ansia della casa e del... a lui gli è rimasta la casa principalmente, ragazzi, perché ovviamente lei se n'è andata, ma il bambino deve avere un tetto sopra la testa. Quindi si è trasferita lei, lasciando la casa a lui perché si occupa del bambino, giustamente. E Bob non ha problemi economici per ora, ha un lavoro, però adesso ha un problema proprio di... ma che loda? Cura del bebè, genitorialità... Ah no, nient'altro. Ha proprio una necessità, perché ora lui lavorerà e questo bambino dove andrà a finire, con chi finirà, non si sa. E... niente, ragazzi, io direi che con questo episodio e con questo Dynasty, o meglio, sì, con questo Dynasty, con il Dynasty riferito alla famiglia Pancake, possiamo terminare qui. Il mio file di salvataggio sta prendendo forma, nel senso che anche le relazioni si stanno iniziando a costruire, un po' di drama, un po' di disagi, quindi sono veramente, veramente contento. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ricordatevi di mettere un mi piace, perché se arriviamo a 40 mi piace continuerò la serie Dynasty, e scrivetemi nei commenti con quale famiglia vorreste che iniziassi il nuovo Dynasty. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di seguirmi su Twitch, su Instagram. Se dovete acquistare delle espansioni o dei DLC o dei altri giochi, in descrizione trovate un link di Stand Gaming con il quale riuscite a sostenere anche il mio canale. E nulla, ragazzi, io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!